Aumenta il livello medio del mare e città come Venezia, Amsterdam e Buenos Aires rimangono sommerse. Non ci troviamo davanti alle scene di un film apocalittico, ma alle previsioni, purtroppo, abbastanza verosimili. Ve lo faccio vedere in dettaglio con una mappa interattiva. Ciao a tutti, sono Roberto Guardo e questo è il mio canale sulla geofisica e vulcanologia. Immagino vi starete chiedendo che cosa c'entrano la geofisica e la vulcanologia con l'aumento del livello medio dei mari. Domanda lecita, sarò breve. Io studio i vulcani tramite la sismologia, cioè i terremoti, ma sono le mappe il mezzo che più mi piace e soprattutto mi aiuta in questo studio. Ed inoltre è grazie alle mappe che riusciamo ad avere una visione d'insieme di quello che ci circonda e soprattutto di quanto ci coinvolge e riguarda. E adesso vi mostro una mappa prodotta dal Climate Central, un'organizzazione indipendente che riporta fatti sul cambio climatico e l'impatto sul pubblico. Vi lascio tutti i link in descrizione. In questa mappa mostrano le stime sull'aumento del livello medio del mare nei prossimi 20-30 anni. Fermi un secondo, non significa che oggi tutto ok e quando arriva l'anno 2050, come nel film 2012, iniziano le inondazioni e il livello del mare aumenta automaticamente. No, questo aumento sarà costante e potrebbero esserci delle accelerazioni o delle diminuzioni. Inoltre, nella mappa è possibile vedere diversi scenari in funzione degli inquinanti. Non voglio entrare in dettaglio in questo senso, almeno non in questo video. Adesso voglio solo mostrarvi cosa accadrebbe qualora aumentasse il livello medio del mare in alcune città. Questa è la Surging Seas Risk Zone Map, cioè la mappa delle zone a rischio nell'aumento del livello medio del mare. Da qui in basso a sinistra possiamo vedere il livello del mare. Si può aumentare di 50 centimetri, 1 metro, 1 metro e mezzo, 2 metri, 10, 20, fino addirittura a 30 metri. Noi lo lasciamo a 50 centimetri. Con show current cost è possibile vedere il livello di costa attuale. Cliccando su Sea Projection, qui in basso a sinistra, è possibile vedere gli scenari in funzione dei tagli estremi alle emissioni di CO2, tagli moderati o senza alcun tipo di inquinante. Gli stessi possono essere visualizzati rispetto all'ultima campagna di ricerca svolta in Antartide. Da questo pannello eventi si può scegliere tra aumento del livello del mare o inondazione. In basso a destra abbiamo lo zoom per vedere in dettaglio le zone interessate. È anche possibile scaricare i risultati da Download Map Image. Iniziamo da Buenos Aires, in Argentina. Qui il solo aumento di 50 centimetri rende invivibile tutta la costa fino alla città della Plata. Ripristiniamo il livello del mare all'attuale e spostiamoci in Asia. Andiamo a Ho Chi Minh. Città costiera, 50 centimetri rendono invivibile tutta questa zona. Immaginate tutte le persone che vivono in quest'area dove dovranno andare a vivere. Con soli 50 centimetri. Ripristiniamo ancora una volta, rimaniamo in Asia. E andiamo in Giappone, a Nagoya, poco a sud-ovest di Tokyo. Qua 50 centimetri rendono tutta questa zona invivibile. Ancora una volta ripristiniamo e torniamo in Europa, in Italia, anzi a Venezia. Questo è quello che succede con 50 centimetri. Faccio accendi e spegni un paio di volte per cercare di comprendere la gravità della situazione. Con soli 50 centimetri. Questo è quello che succede. Ci stiamo
stiamo rendendo conto. Soli 50 centimetri. Infine vi faccio vedere Amsterdam, in Olanda. Anche qui, solo 50 centimetri. Avete visto? Ora non vorrei alcuni di voi pensassero: eh vabbè, ma io vivo ad alte quote e l'acqua non mi raggiungerà, non mi interessa. No, non c'entra, perché l'acqua marina si infiltra e contamina le falde acquifere, rende l'acqua non potabile e uccide la vegetazione costiera che non è abituata a questi livelli di salinità. Ma a me delle piante non frega nulla. Ah, come si vede che non hai studiato Villico. L'assenza di piante in zone costiere aumenta l'erosione costiera e quindi tutta una serie di reazioni a catena. Attenzione, non è mia intenzione fare un racconto sensazionalistico in merito alla questione. Concentriamoci sui fatti. Quello che voglio comunicare con questo video è che il riscaldamento globale è un fatto reale. Neanche mi soffermo su questo punto. La cosa sulla quale, secondo me, bisogna puntare è la richiesta di soluzioni ai nostri amministratori, ovviamente non tralasciando la riduzione dei consumi per contenere l'aumento delle temperature medie globali. Come inquilino del mondo che affitta questo pianeta per meno di un centinaio di anni, devo certamente lasciare le cose meglio di come le ho trovate, ma è a sua volta chi di dovere che deve pensare a soluzioni a lungo termine. Spero di essere stato chiaro e di avervi offerto un punto di vista alternativo nel dibattito sui cambiamenti climatici, tema che affronterò più avanti in un altro video. E adesso vi chiedo 5 cose: ridurre i consumi, iscrivervi a questo canale, evitare di acquistare materiali non riciclabili, condividere questo video e mettere un like se vi è piaciuto. Ciao!